grazie a tutti di essere intervenuti. Come avete saputo dalla lettera di invito che vi abbiamo mandato, presentiamo oggi questo progetto politico attorno al quale stiamo lavorando da un po' di tempo, che prende spunto dalla situazione economica, politica e sociale che la nostra città sta vivendo in questi ultimi anni. Una situazione complicata, con imprese che chiudono, famiglie che soffrono, nuovi poveri che purtroppo popolano sempre di più la nostra città e che non hanno avuto alcun tipo di risposta in questi anni dall'amministrazione attualmente in carica. È un progetto politico nuovo e diverso perché nasce da un'esigenza che non è più quella di trovarsi o scontrarsi attorno ad una contrapposizione ideologica. Non vogliamo più discutere di barriere ideologiche, di schieramenti politici. Lo abbiamo fatto probabilmente per anni, ognuno per parte sua, ognuno convinto delle proprie ragioni e delle proprie verità. E purtroppo i risultati che la città ha ottenuto e che forse l'intera nazione ha ottenuto sono sotto gli occhi di tutti quanti. Quindi ci siamo detti: perché non superiamo queste barriere ideologiche senza tradirle, perché nessuno le rinnega, ma semplicemente cercando di mettere al centro della discussione non più le appartenenze, ma un concetto ed un'idea di città. Qual è l'idea della città che intendiamo vivere e realizzare nei prossimi 10 anni? Questo è sostanzialmente il filo conduttore che ci ha consentito di metterci tutti insieme. Nasce anche da un'altra esigenza questo accordo politico, che è quella di arginare in qualche modo un fenomeno che si è manifestato molto spesso negli ultimi anni. Alcuni soggetti candidandosi alternativamente dove tirava il vento migliore venivano eletti e in qualche modo condizionavano l'andamento amministrativo del governo cittadino. Anche questo vorremmo impedire e quindi ci siamo dettati delle condizioni molto precise, molto marcate, per cui chi ha sostenuto questa amministrazione a spada tratta, non ha preso le distanze per tempo, non l'ha contestata, non potrà fare in alcun modo parte di questa coalizione. Sulla scorta di questi principi e di queste indicazioni sono stato onorato da parte di alcune forze politiche che mi hanno indicato come candidato sindaco. Ci sono delle liste civiche che provengono dal centrodestra, c'è l'UDC e ci sono delle forze politiche che hanno una tradizione diversa del centrosinistra e che pure hanno aderito. In queste ore abbiamo avuto, dopo un piccolo travaglio gestazionale, l'adesione del Partito Democratico e di ieri sera anche quella del Centro Democratico. Le forze che comporranno la coalizione dunque sono 8, ci sono 3 liste civiche, una sarà quella del candidato sindaco, un'altra sarà quella che fa capo a Lucera Viva, l'associazione sportiva. C'è la lista che fa capo all'ex sindaco Peppino Labbate. Come si chiama? Lista Labbate per Lucera. Apposta per te. C'è l'UDC, c'è il Partito Socialista, ci sono i Democratici Autonomi di Emiliano, il Centro Democratico e, dulcis in fundo, il Partito Democratico. Questo è la coalizione che compone questo progetto politico. Il progetto che vogliamo, l'idea di città che vogliamo mettere al centro della discussione sia in campagna elettorale e ove dovessimo avere la fiducia dei cittadini
nei cinque anni di amministrazioni che seguiranno, parte da un presupposto, che la città sta, nostro malgrado, cambiando. E sta cambiando perché da comunità di servizi si sta trasformando in una entità diversa. Avevamo un tribunale che funzionava, avevamo un ospedale con molti reparti, abbiamo ancora, forse per poco tempo, qualche altro presidio, qualche altro ufficio statale che purtroppo per via della spending review e di scelte governative in diversi casi discutibili, probabilmente stiamo perdendo o perderemo. Ovviamente noi non smetteremo di lottare per queste istituzioni, ma mettiamo anche in conto, visto i tempi che stiamo vivendo, che questa battaglia potremmo anche perderla. E allora dobbiamo non leccarci semplicemente le ferite, ma dobbiamo cominciare a discutere e a progettare una città diversa sulla scorta di quelle che sono le peculiarità che comunque questa città ha e che non sono mai state messe al centro dell'azione amministrativa. Mi riferisco in particolar modo alle bellezze storiche, architettoniche e culturali che abbiamo, mi riferisco alle eccellenze enogastronomiche che pure non ci mancano e che sono un prodotto appunto di eccellenza della nostra agricoltura. E vogliamo in qualche modo puntare su queste peculiarità. Puntare su questo non significa trascurare il resto, ma significa darsi un'impostazione ben determinata che avrà delle influenze anche sulle altre branche dell'amministrazione, perché guardate, parlare di turismo, parlare di valorizzazione dell'enogastronomia significa affrontare anche tematiche inerenti all'ambiente e risolvere le questioni, le bombe ecologiche che purtroppo abbiamo in città e che stanno provocando un'insorgenza di malattie molto consistente. Ma significa dare un'impostazione anche di urbanistica ben determinata, con una valorizzazione del centro storico e attraverso scelte condivise con la città. Significa dare un'impostazione ben determinata in materia di arredo urbano. Significa cioè discutere di ogni aspetto dell'attività amministrativa. Dalla valorizzazione di queste peculiarità noi siamo convinti che potrà venire fuori una città diversa e siamo convinti che potrà venire fuori una città e potrà venire fuori una economia nuova che in questi anni non abbiamo creato. Basti pensare che solo l'anno scorso sono arrivati a Lucera 14.000 turisti, dei quali praticamente non ci siamo accorti, non li abbiamo chiamati, non li abbiamo accolti, non gli abbiamo venduto un caffè, una bottiglia di vino, non abbiamo in alcun modo intercettato questo flusso. Io l'altro pomeriggio passeggiavo per Lucera alle 4 e mi sono imbattuto in una comitiva di turisti francesi che sembravano degli asini in mezzo ai suoni, camminavano per la città alla ricerca di qualche riferimento, di qualcuno che li accogliesse. Nulla abbiamo mai fatto in questa direzione, perché forse non avevamo la necessità, appunto eravamo comunità di servizi, avevamo qualche impresa medio-grande che comunque assumeva parecchie persone e quindi tutto sommato forse non abbiamo mai avvertito l'esigenza di lavorare in questa direzione. Oggi i tempi sono cambiati, Lucera è una città che ha delle peculiarità importantissime sotto questo profilo, per trovarne di similari dobbiamo spostarci forse nel Barese o ai confini, al sud, a nord ai confini con le Marche, a ovest in Campania, perché non lavorare tutti insieme attorno a un progetto del genere? Non credo vi siano approcci ideologici diversi nell'affrontare i problemi e le tematiche di cui stiamo parlando. Ovviamente questo non significa in qualche maniera dimenticarsi degli altri aspetti. Le tematiche sociali saranno certamente al centro del nostro interesse e della nostra azione amministrativa e anche su quelle ovviamente potranno derivare delle conseguenze da una impostazione appunto diversa e da una concezione diversa di città. Questo è un po' il quadro attorno al quale
ci siamo trovati e ci stiamo trovando. È ovviamente una sfida complicatissima da far tremare i polsi, ma riteniamo che non ci sia più tempo. La città non può più aspettare. Perdere altri 5 anni significa probabilmente dover mandar via non le generazioni future, ma quelle che già popolano la nostra città. Ed è peraltro un momento nel quale, anche andando via, non troviamo soddisfazione, perché un tempo, pur con molto sacrificio, si poteva emigrare al nord, si poteva emigrare all'estero e trovare facilmente lavoro. Oggi questo non è più possibile, perché la situazione economica dell'intero paese purtroppo è molto similare a quella della nostra. Allora, il nostro principio ispiratore è questo: gli amici di centrosinistra non sono diventati di centrodestra perché sostengono la candidatura dell'avvocato Bizzarri. L'avvocato Bizzarri e gli amici che provengono dal centrodestra non sono improvvisamente impazziti e diventati di centrosinistra, non hanno cambiato casacche, ma semplicemente ci stiamo trovando attorno a un'idea di città che vogliamo sviluppare per l'avvenire. Bravo. Se ci sono domande dei giornalisti, io ovviamente posso. Io le riporto una frase che ricorre spesso in questi giorni, soprattutto sui social network, dove c'è un acceso dibattito, quindi sulla campagna elettorale, e diventerà sempre più acceso. Le affermazioni più gettonate sono quelle che vedono in un certo senso, dall'altra parte di chi le pronuncia, un tentativo, lo riporto proprio integralmente, un tentativo maldestro di chi, dopo essere stato artefice e protagonista dell'epoca che sta andando via, vuol far parte della nuova che sta arrivando. Ecco, vorrei sapere come affronterà questi presunti tentativi maldestri di cui si parla. Noi sappiamo perfettamente che andremo incontro a questo genere di perché. Però vorrei far capire a tutti che noi non amiamo, io personalmente non amo concetti del tipo di rottamazione o epurazione. Come sono solito dire, sono concetti che possono essere applicati alle cose, non alle persone. Quindi io non rifiuterò il sostegno di nessuno, perché la politica si fa con i voti, sia chiaro questo. Ma è altrettanto chiaro che le condizioni che ci siamo dettati sono molto stringenti e sono determinate da un'esigenza che stiamo avvertendo tutti quanti, che è quella di individuare una classe dirigente nuova. Per farlo io non ho necessità e nessuno ha necessità di mandar via gli altri, perché la passione politica non si può in alcun modo arginare, non dobbiamo metterla da parte. Ognuno potrà dare il suo contributo e in un momento complicato e difficile quale è quello che stiamo vivendo c'è davvero necessità del contributo e dell'esperienza di tutti. So bene che mi accuseranno del fatto che dietro di me ci sono ex sindaci, ma io non mi vergogno, non ci dobbiamo nascondere di nulla. Gli ex sindaci vogliono dare il loro contributo, non saranno candidati, non faranno parte della squadra di governo, stanno semplicemente lavorando perché hanno ben chiaro che la situazione economica e sociale della città è molto complicata. Poi c'è un altro aspetto: quando si parla di queste tematiche, io sorrido, perché noi, per affrontarla in maniera un po' più chiara e un po' più concreta, dovremmo andare a risalire ai tempi passati e ricordarci com'era la città prima che ci fossero le amministrazioni che ci sono state. Perché non è che il fatto di aver amministrato in qualche modo debba necessariamente rappresentare una pecca o un neo da nascondere. Ci sono state persone che hanno amministrato e hanno amministrato anche bene, hanno portato dei risultati alla città. Certamente avranno fatto degli errori, avranno fatto anche delle scelte sbagliate, come
forse l'ho fatta anch'io quando sono stato in amministrazione, ma noi non siamo grillini, non siamo populisti e non riteniamo che l'antipolitica sia la soluzione dei problemi che attanaglia la città. Bravo. Scusa, tu sei stato, ti do del tuo perché tu sei stato amministratore nonché vice sindaco fino al 2007, quindi esperienza amministrativa ne hai, però conoscendo anche un po' la tua identità e quindi il tuo modo di agire per quel lasso di tempo in cui hai amministrato e considerando che da quello che capisco questa è un'amministrazione di salute pubblica in maniera vista la situazione socio-economica della città, avrai voce in capitolo nel senso che nella squadra assessorile darai dei diktat o le forze politiche che ti appoggiano potranno in un certo senso imporre i loro nomi e quindi tu sorbirli. Chiaro e tondo, insomma. Allora, sorbirli o subirli? Sì. Visto che mi hai dato del tu, do del tu anche io a te. Hai fatto una premessa, io sono stato già amministratore e tu da giornalista che segue la politica hai seguito la mia storia amministrativa, la mia storia politica. Sai bene che sono un soggetto piuttosto refrattario a diktat e a imposizione e questo è noto a tutti quanti. Il termine imposizione non mi piace, per cui non mi piace né da un lato né dall'altro. È evidente che non subirò e non vorrò subire imposizioni, ma è anche chiaro che non ne dovrò optare io, perché le scelte quando si è in una coalizione devono essere comunque condivise, ma debbono essere scelte gradite al sindaco e debbono essere soprattutto scelte finalizzate all'obiettivo che ci stiamo dando, quindi ci dovrà essere competenza, d'accordo? Questo è l'aspetto che deve essere chiaro a tutti. Quindi la competenza prima di tutto. La competenza prima di tutto, ma è evidente che io non vorrò imporre dei miei nomi né diciamo, accetterò che mi vengano imposti dagli altri. Ma su questo siamo stati chiari con tutti negli incontri che abbiamo fatto e tutti avvertono l'esigenza di non ragionare come si è fatto in qualche occasione in passato. Perché poi, ripeto, risultati in termini di efficienza amministrativa in qualche caso non ne arrivano, in altri arrivano magari comunque. Allora noi abbiamo come obiettivo quello dell'efficienza amministrativa. Sotto questo profilo sarà chiaro a tutti quanti che nel momento in cui dovessimo vincere e io non dovessi trovare queste condizioni non avrò nessuna titubanza e nessuna esitazione a mandare a casa l'amministrazione, anche perché io non vivo di politica, vivo di altro e quindi non ho interesse in alcun modo a sopportare situazioni di questo genere. Sono certo, per come abbiamo parlato chiaro e per come ci siamo confrontati in questi mesi, che nessuno dei componenti questa coalizione intende in alcun modo comportarsi nella direzione che tu hai sottolineato. Conosciamo la composizione della coalizione per svolgere la sua candidatura. La Lega Novità e il Partito Democratico, che come ha detto lei è stato un passaggio un po' più travagliato rispetto alle altre liste che comunque quasi da subito hanno seguito il suo progetto. Quello che volevo capire, forse faccio bene, forse Luca il rappresentante del Partito Democratico in questo momento. Volevo sapere se Luca volevo sapere se il partito risulta a tutti gli effetti ad oggi commissariato, se i commissari hanno avuto il mandato politico di aderire alla coalizione dell'avvocato Bizzarri e se nella riunione di ieri della segreteria provinciale si sia effettivamente dato mandato politico al partito. Beh, a questo penso che sia opportuno che risponda al partito democratico. Questa parola commissario non esiste. Chiedo di toglierla, diciamo, dai vostri comunicati non stati. È che voi fate togliere pure il commissario di qui. No. Il Partito Democratico di Lucera non è commissariato
perché c'è una direzione cittadina che è stata eletta da un congresso, il segretario cittadino del Partito Democratico si è dimesso, la funzione esecutiva in accordo con l'attuale gruppo dirigente è stata affidata al sottoscritto insieme al coordinatore provinciale della segreteria, ma io seguirò da vicino le vicende. Pertanto questa parola che ho visto girare sui social network della città di Lucera di due commissari spediti, guardate, questa parola non c'è. Iniziate a cancellarla, perché noi a Lucera abbiamo un gruppo dirigente che è in grado di seguire i processi politici di questa città. Quindi la segreteria provinciale approva questo? La segreteria provinciale è un organo che, siccome è custode del simbolo del partito, ha individuato insieme alla direzione provinciale del partito unitariamente nella persona del responsabile degli enti locali, che in questa fase segue le vicende della città di Lucera. Il gruppo dirigente che io ho incontrato ieri sera insieme al candidato sindaco della città di Lucera seguirà senza nessuna ansia, perché c'è un gruppo dirigente titolato a fare le scelte. Quindi chiedo di togliere questa parola commissariamento, perché non è stato deliberato nessun commissariamento. Il Partito Democratico tutto di capitanata ha la necessità che in questa città si cambi verso, perché non è possibile che il centrodestra ha cambiato non so quanti giunti in questi anni. C'è uno movimento rispettabilissimo, ma che deve dire che cosa vuole fare in questa città, perché fare gli slogan, mandare tutti a casa, sono bravi tutti, però il giorno dopo bisogna dire che cosa si pensa delle politiche sociali di questa città, che cosa si pensa di questa città come porta del subappennino, come si pensa che questa città, come diceva il candidato sindaco, possa cambiare il suo paradigma da comunità di servizi a comunità accogliente dal punto di vista del turismo, come sia una comunità che si allaccia con la città di Foggia, perché sono poche le distanze, e come noi riusciamo a governare. Per questo il Partito Democratico investe l'intera direzione rispetto a quello che sta succedendo sulla vicenda del Tribunale. Noi, come dire, con i vertici parlamentari del partito interloquiremo con il Ministro della Giustizia, capiremo con il Governo regionale come l'ospedale di Lucera possa diventare un centro di servizi per la città e per il subappennino. Quindi il Partito Democratico è pienamente impegnato collegialmente in questa sfida per la città di Lucera, in un sistema di alleanze che il candidato sindaco spiegava, e che noi in ogni passaggio locale e provinciale, come dire, abbiamo apprezzato, e lo ribadiamo oggi, perché anche il segretario Abate è stato protagonista di questa vicenda. Oggi non è più segretario, è iscritto al Partito Democratico, verificheremo, diciamo, i passaggi che lui farà, ma vi chiedo, lo chiedo alla stampa, di usare parole appropriate in un contesto politico appropriato. Quindi, siccome in questi giorni Luca ed altri dirigenti mi hanno mandato i comunicati che voi avete prodotto, questa parola commissariamento vi chiedo di toglierla. Io seguirò, essendo responsabile degli enti locali di questa federazione, le vicende di uno degli enti locali, perché in provincia di Foggia si vota in 18 comuni, saranno chiamati più di 300.000 cittadini di Capitanata. Dopo Foggia e San Severo, Lucera è la città più importante. E quindi noi ci teniamo affinché in questa città si cambi verso. Abbiamo investito in coraggio, in innovazione. Sono convinto che i cittadini di Lucera questo messaggio lo coglieranno, e mi auguro che andranno al di là dei semplici slogan e vorranno verificare nel merito il progetto politico che ha questa coalizione. Bravo. Un'altra domanda, l'avvocato Bizzarri. L'avvocato Bizzarri viene eletto sindaco. Qual è il primo atto che lei da sindaco eventualmente ha dovuto fare? Cioè, se ha un sogno che vuole fare nei, non so, nei primi 100 giorni della sua consigliatura, della sua amministrazione?
Beh, mi piacerebbe lavorare sull'organizzazione di qualche grande evento, anziché distribuire soldi attraverso a una serie di piccole manifestazioni che non hanno grosso spiraglio. Mi piacerebbe cominciare da subito a lavorare su un grande evento che possa portare gente in città, magari d'accordo con gli imprenditori del settore, con tutte le persone che avranno a cuore questo genere di situazioni. È chiaro che però nei primi 100 giorni saranno tante le cose da fare, tantissime. Bisognerà anche diciamo, in qualche modo affrontare le tematiche dell'organizzazione burocratica, che saranno preminenti a tutto il resto, in maniera tale da valorizzare le competenze che comunque ci sono sul comune, cercando invece di risolvere qualche problema di qualche soggetto che ha meno voglia di lavorare. Ma sono certo che anche tra i dipendenti comunali c'è una grandissima consapevolezza rispetto al momento che stiamo vivendo, che è un momento che riguarda anche loro, anche le loro famiglie, quindi sono certo che d'accordo anche con i dipendenti comunali i primi 100 giorni dovranno essere finalizzati appunto a recuperare le loro esperienze, recuperare le loro peculiarità, le loro capacità e organizzare in maniera un po' più ordinata gli uffici. Chiedo scusa, io vorrei chiedere a Luca Paglione, quando avete capito che Abate non poteva essere il candidato sindaco e che invece il candidato sindaco poteva essere solo Giuseppe Bizzarri? Noi a questo progetto lavoriamo da giugno dell'anno scorso e Fabrizio Abate non ha mai detto che voleva fare il sindaco di questa città. Quindi cioè, non si è proprio posto sul tavolo il problema di Fabrizio Abate sindaco o non sindaco. Quando lui ha iniziato a parlare, quando lui ha iniziato a farsi avanti con questa candidatura, era ormai troppo tardi, perché insomma il treno era partito, la strada a cui avevamo dato l'inizio era un'altra. Di conseguenza abbiamo tentato di far ragionare Fabrizio, cioè, che ormai, ripeto, il treno era partito e non si poteva in corsa porre il suo nome sul tavolo. Lui si è intestardito, non so sinceramente per quale motivo. Noi, dato che eravamo stati fra gli iniziatori di questo progetto importante che oggi finalmente presentiamo a Lucera, non potevamo a quel punto uscirne fuori e convergere tutti sul suo nome e magari andare in un'altra piccola coalizione, rinnegando quello che era stato il lavoro che durava ormai da nove mesi. Lui ha fatto questa scelta, ha lasciato la segreteria del partito, come diceva Tommaso è comunque un tesserato, ci auguriamo che lavori in quanto tesserato per il Partito Democratico, questa è la situazione insomma. Quindi non ha mai detto di voler mettersi in gioco? Fino agli ultimi giorni no, assolutamente, perché lui quando è partito con un documento che risale al giugno dell'anno scorso fu chiarissimo, disse: io capisco, per il bene di Lucera dobbiamo aprire a questa coalizione, lavorare appunto per il bene di Lucera aprendoci ad altre forze e non metterò mai il mio nome sul tavolo. Poi non so cosa gli abbia fatto cambiare idea, però ripeto. Una precisazione, sì scusami, una sola precisazione. Da giugno dell'anno scorso non è che stiano lavorando sul mio nome, ma stanno assolutamente. Candidature, tanto è vero che ho fatto la domanda, che cosa poi ha portato a decidere che fosse Bizzarri il candidato giusto? Ma questo l'ha deciso la coalizione, non l'abbiamo deciso. Non l'ha deciso il Partito Ma Democratico. L'ultima parola è spettata al Partito Democratico, però mi è sembrato di capire no, che senza del Partito Democratico insomma la cosa veniva vista un po' monca, perché l'importanza di avere il sindaco all'interno di una coalizione così importante come il Partito Democratico fosse appunto ripenso. Sì, ma non è stato il Partito Democratico a imporre il candidato Giuseppe Ponzi? No, non ho parlato di posizione, quella dicevo. Semplicemente io credo che questo è un tema che appassiona la stampa. Vi comprendo, noi stiamo, come dire, in una parte finale di un percorso politico
Abbate è stato, fino alle sue dimissioni, il segretario del Partito Democratico. Ha lavorato per una proposta che voi, per delle proposte alternative avevamo lavorato. Hanno circolato altri nomi, che a voi sono noti. Ad un certo punto la segreteria provinciale aveva anche chiesto di fare le primarie come strumento di selezione del candidato sindaco. Le primarie le fa il circolo della città, primarie non sono state mai indette. All'esito delle dimissioni del segretario cittadino, noi abbiamo avuto, guardate, la pratica democratica del nostro partito è eccessiva. Abbiamo avuto diverse riunioni con la direzione cittadina, abbiamo avuto un'assemblea provinciale, una direzione provinciale del partito, nel quale si è definito, lo dicevo prima, che questo percorso politico, io la chiamerei una coalizione di, come dire, delle buone intese, no? Era una di quelle che stava in piedi affinché il Partito Democratico, faremo, lo dico, l'ho detto già al candidato sindaco, un ultimo tentativo con Sell, se vorrà aderire, altrimenti prendiamo atto, e noi come Partito Democratico, insieme anche al Centro Democratico, abbiamo ritenuto opportuno che questa buona intesa potesse chiudere l'accordo intorno all'avvocato Bizzarri. Semplicemente questi sono i fatti, non c'è nessuna dietrologia da indagare, così sono andati e così li diciamo, alla luce del sole, senza necessità di dietrologie. Avvocato, c'era... Silvio che aveva visto. Allora io ancora ho un po' di tacco, però noto che in questa sala ci sono tre ex sindaci della città di Lucera, diversi ex assessori, lo stesso attuale, non lo so, consiglieri passati o presenti. Mi chiedo al candidato Bizzarri se la città oggi si ritrova a discutere di alcuni aspetti di evoluzione o di prospettiva, qualcosa ci potrà non essere stato nel frattempo non inquadrato, andato per il verso giusto. Allora una coalizione si fa per vincere o per governare una città. Ho visto che il precedente mandato consigliare qualcuno aveva 24 consiglieri disponibili, poi si è visto che le maggioranze si assottigliano perché ci sono aspetti vari di richieste o di affidazioni. Io ti dico, avrai l'autorevolezza e la forza dell'animo di poter condurre avanti questa coalizione che si prospetta, basta. Però la vastità non è solo indice di unione, ma proprio può essere anche di disunione. E tra le personali, in una affezione al discorso di 100 giorni, purtroppo abbiamo visto che in tutte le consigliature abbiamo avuto tempo, anche il famoso PUG doveva essere adottato nel limite di 6 mesi, mi pare l'altra volta era stato come programma proprio previsto per approvazione al Consiglio Comunale. Io vorrei capire se tu, Giuseppe, hai una prospettiva di città di cui a medio termine, non nei primi giorni, perché qui il problema, cioè capire che prospettive ha questa città e quali sono gli unici di prospettiva, se può essere sempre solo urbanistica o ci sono aspetti vari che potrebbero far decolare più direttamente con un minimo di prospettiva della classe giornalista di questo paese. Questa è la cosa che ci teniamo, che lo faccio come detto a stampa, ma però anche come, come cittadino della. Silvio, mi dispiace che non sia arrivato, sia arrivato un po' in ritardo, perché questi temi li abbiamo visto, però non trovavo, anche perché non trovavo il posto, e camminando dietro questo, dentro, invito tutti a camminare in questo centro, il degrado che esiste all'interno di questo centro, è un degrado che ti mette paura, sembra di stare a Napoli col quartiere, non so come si chiama. Guarda, tu non ci crederai, ma ieri quando dovevamo cercare un posto per fare la conferenza stampa, c'era addirittura venuta l'idea di farla sopra, nei corridoi del centro Incom, proprio a simboleggiare la vicinanza, è un approccio diverso, c'è un approccio più concreto rispetto ai problemi. Però siccome ieri la giornata non è che fosse bellissima, faceva freddo e pioveva, abbiamo avuto il dubbio che organizzarla lì ci avrebbe creato qualche problema con le condizioni meteorologiche. Se è arrivato in ritardo, questi temi li abbiamo già affrontati, quindi non ritengo che sia opportuno ripeterli.
ribadisco soltanto che la presenza degli ex sindaci o degli ex consiglieri comunali, per quanto mi riguarda, non è una nota di merito. Non è una criticità, d'accordo? È una risorsa. Anche una risorsa. Perché in questo momento, l'ho detto prima e lo ripeto, abbiamo bisogno del contributo di tutti. Non è una coalizione fatta per vincere, perché ci siamo dati delle condizioni che anche esse ho dettato prima e ho enucleato prima. Non prenderemo chiunque vorrà venire, non faremo rottamazione, ma non negheremo a nessuno di volerci conferire il suo voto, perché facciamo politica, d'accordo? Quindi ne mettiamo al centro dell'azione amministrativa urbanistica se non un certo tipo di urbanistica, che è poi quella che in qualche modo è stata dettata nella conferenza di copianificazione dall'assessore Barbanente. Oggi sappiamo benissimo che senza le indicazioni della regione noi possiamo fare qualsiasi volo pindarico sotto il profilo urbanistico, ma non andremo da nessuna parte. La Barbanente ha parlato in un certo modo, ha parlato di ricucitura del territorio, e questo è uno degli aspetti fondamentali che potrebbe in qualche modo anche ridare un po' di respiro alle aziende, agli artigiani, perché ovviamente nel momento in cui si parla di cucitura si parla di piccoli interventi, quindi interventi immediatamente cantierizzabili, immediatamente realizzabili e che possono in qualche modo come dire, rifar ripartire l'economia della piccola impresa edile, del falegname, del piastrellista, della rivendita di materiale edile. Questo è, diciamo, il concetto. Però abbiamo anche detto prima, lo ripeto velocemente, che avremo una fortissima attenzione al centro storico, perché riteniamo che il nostro centro storico, insieme con i monumenti che abbiamo, possa costituire il volano di questa città e quindi possa rappresentare l'immagine di questa città nei prossimi 10 anni. Grazie. Avvocato, purtroppo devo ritornare al tuo passato di amministratore. Tu sei stato in un'amministrazione che ha concluso il suo mandato in 5 anni, che farai? Farai spending review, spending review, spending review? O per in un certo senso dare la stura a questo sviluppo, a questo discorso che si vuole recuperare della città, indebiterai la città, considerato però che a parte il discorso dei patti di stabilità vari, però la città ha un gravame, quello dei contenziosi, che tu come avvocato e come ex amministratore conosci bene, e pesa come un macigno. Allora, questo delle tematiche di bilancio purtroppo è un problema, non è che lo possiamo affrontare con grandissima libertà, perché tu hai parlato in maniera attenta dei vincoli, che sono dei vincoli non comunali ma sono dei vincoli nazionali. Esiste il patto di stabilità, per cui se noi volessimo pensare di risolvere i problemi della città facendo leva sul bilancio, li staremmo prendendo in giro. Perché poi qui l'aspetto fondamentale, sentiamo parlare tanto di rinnovamento, 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 ma il rinnovamento a mio avviso non passa solo attraverso il cambiamento delle facce, ma passa anche dicendo alla città in maniera chiara che cosa si può fare e che cosa non si può fare. Allora, se noi pensiamo di voler ristrutturare il castello o l'anfiteatro, che peraltro abbiamo ristrutturato grazie all'amministrazione Labbate, o altri monumenti della città, con i soldi che abbiamo in bilancio vi stiamo prendendo in giro. Per cui dobbiamo aprirci a delle forme nuove che esistono, che sono state sperimentate in altri posti. Non andrò nei dettagli perché ovviamente stiamo lavorando sul programma in questi giorni e anche per questioni di strategia consentiteci di non dirvi tutto, ma sono delle forme attraverso le quali ci rivolgeremo a esperti e privati che operano nel settore, ricevendo in cambio di questa collaborazione interventi di manutenzione e interventi di impulso rispetto al settore turistico, al settore della ristrutturazione dei monumenti e al settore del centro storico. Non mi far dire di più, perché poi spiegheremo alla città nella prima uscita pubblica dopo la presentazione del programma qual è l'idea concreta. Però
è chiaro che non ci potremo affidare soltanto al bilancio, perché con quello non si va da nessuna parte. Oggi il bilancio ti serve per l'ordinaria amministrazione e basta, non puoi fare di più. L'altro aspetto che avevi sul discorso che implica sul bilancio è il gravame dei contenziosi. Sappiamo quanto ottiene i contenziosi, io me ne sono... No, ma di quei particolari contenziosi. Sì, quei particolari contenziosi sono gravosi e dannosi. Qualcuno lo abbiamo affrontato all'epoca con l'amministrazione Abbate. Se ne sono dette tante allora, no? Però poi di fatto con il tempo stanno arrivando i risultati. Ricordo a qualcuno che quell'amministrazione presentò il ricorso per Cassazione verso la sentenza sulla vertenza Sacco, ricorso che per Cassazione che mi pare da ultimo abbia portato dei risultati favorevoli per la città, riducendo notevolmente quella che era la richiesta e il provvedimento della Corte d'Appello. Si era tanto fantasticato in quel periodo, ma voglio dire, ormai non mi sembra neppure il caso di ritornarci sopra. E quindi l'attenzione sulla materia del contenzioso ce l'abbiamo sempre messa, ce la metteremo se arriveremo ad amministrare la città, e sarà una delle tematiche fondamentali, perché poi, guardate, sono dell'idea che non sia sempre necessario aspettare le sentenze, ma in qualche caso, forse se lo avessimo fatto in passato, è opportuno sedersi attorno ad un tavolo con le controparti e cercare di trovare una soluzione. Purtroppo quando in passato questo è avvenuto c'è stato sempre qualcuno che ha sospettato che chissà quale pastetta si volesse fare, e quindi quelle transazioni non sono state fatte. Poi sono arrivati i macigni giudiziari che tutti quanti conosciamo, mi pare che ce ne sia uno che pure avevamo affrontato e che avremmo potuto chiudere addirittura con, se non ricordo male, 200.000 euro, e che oggi invece ci costerà, credo, qualcosa come intorno ai 4-5 milioni di euro. Quindi sono tematiche che certamente affronteremo in maniera trasparente, in maniera però decisa, cioè senza farci condizionare da chi sicuramente ci sarà e dirà: ma voi chissà che accordo state raggiungendo, di cosa, chissà che cosa vi hanno dato in cambio. E devo dire che purtroppo in questo c'è stato anche qualche dirigente del passato che ha calcato molto la mano, adesso grazie a Dio è andato in pensione, e che ci ha prodotto tantissimo sfascio sotto il profilo economico. Un'ultima domanda, avvocato. Le parole chiave con questa conferenza sono trasparenza, competenza e strategia. Mettiamo che lei viene eletto sindaco, userà la strategia di qualche altra coalizione, ovvero presentare un'eventuale bozza di giunta prima del 25 di maggio, o preferisce per strategia muoversi su un aspetto di peso politico di quello che avverrà dopo il 25 maggio? Guardi, stiamo lavorando anche a questa eventualità. Da parte di qualche forza è venuta anche, diciamo, questa, è stata rappresentata questa esigenza, in qualche modo di mostrare alla città la squadra prima delle votazioni. Ci stiamo lavorando, ovviamente non è facile, perché capite bene che una coalizione composita sono 8 forze, e la giunta questa volta sarà molto più stretta e meno numerosa di quelle precedenti. Però questo è un tema che poi corre il rischio anche di essere in qualche modo una bandierola elettorale e nient'altro, perché capite bene che tanto poi dipenderà dalla composizione del Consiglio Comunale, perché la giunta non è che è un organismo che viene calato da un extraterrestre e arriva sul comune, è evidente che è anche espressione politica delle forze che vengono rappresentate in Consiglio Comunale. Però, ripeto, il discrimine non sarà tanto l'aspetto politico quanto quello delle competenze. Grazie. E per quanto riguarda proprio questo aspetto, quanto si sente, quanta autonomia sente di avere nell'operare le scelte della sua squadra in giunta? Cioè, se le arriva un nome da una forza politica, lei lo accetterà così come viene proposto, quindi senza entrare nel merito di quelle che sono le decisioni del partito, della lista che le proporrà il nome, o
chiederà magari la classica formula dei tre, no? Da cui tirare fuori quello che è più preferito da lui. Guardate, io sono un decisionista, ma non sono un dittatore. Sia chiaro questo. E sono anche dell'idea che queste tematiche debbano essere affrontate non dal solo sindaco, che ovviamente deve creare una squadra che deve essere composta da uomini dei quali si parla, ma deve essere affrontata da tutta la coalizione. Qui dovete partire da un presupposto: noi non stiamo, cioè non è che l'avvocato Bizzarri ha costruito la coalizione a sua immagine e somiglianza, come può essere avvenuto per qualcun altro, perché noi invece stiamo qui, lo abbiamo fatto in questi mesi, attraverso un dialogo democratico, attraverso un confronto. Quindi anche questo avverrà successivamente sulla composizione della giunta, ove non dovessimo riuscire a presentarla, ripeto, agli elettori in campagna elettorale. Quindi io ovviamente avrò il mio potere decisionale, ma che sarà adottato dopo aver ascoltato le indicazioni della coalizione. L'eventuale probabile ballottaggio. Però non mi fare di domande, Silvio, che abbiamo già su temi che abbiamo già fatto. Ah, perché io non devo scusare, però purtroppo quindi già avete risposto. No, l'eventuale probabile ballottaggio. Ah, scusa, la sua estrazione politica, se ci dovesse essere con ballottaggio con la lista Tutolo, con la coalizione Tutolo, lei chiederebbe ufficialmente i voti del famoso centrodestra, che poi potrebbe essere, avrebbe i tempi di scongiuri, va bene, centrodestra, però che farebbe con l'occasione, avendo anche amici dall'altra parte? Io in un eventuale ballottaggio chiederò i voti alla città, non solo al centro. Volevo soltanto rappresentare, perché l'ho dimenticato prima, che questa coalizione si darà un nome. Infatti stavo per chiedere, avete dato un nome a questa coalizione? Non l'ho detto prima, me ne sto ricordando adesso, è un passaggio fondamentale, perché in qualche modo il nome connoterà quello che siamo, cioè quindi riassumerà un po' tutto quello che ci siamo detti in questo momento, in questo incontro. Il nome sarà Lucera Progetto Comune, proprio a simboleggiare in qualche modo una serie di forze, appunto, di varia provenienza politica che si trovano attorno ad un progetto.